nostro cuore tal vettinia, tu ancora per onde vaga giù giù, ti va a borissa c'è tre armonia, caser fizze su veruga bue giù giù, se naschi di sa terra e bilia, se naschi di terra e bilia. Su tenore è un coro composto da quattro cantori maschi che eseguono altrettante parti. Durante il canto, le quattro voci si sovrappongono l'una con l'altra, dando vita ad una polifonia compatta. La ricerca di intervalli consonanti e la fusione dei timbri fa sì che l'ascoltatore non esperto possa non riuscire a distinguere le quattro voci. Saoghe, il solista, è certamente la parte più semplice da riconoscere. Intona il canto ed è l'unica che pronuncia le parole del testo. Ehi su rosignolo, pieno d'allegria, vola da esularua, su lidone. Al termine del suo intervento solista, Saoghe dà subuntu, ovvero si sofferma su una nota che sarà il riferimento per l'ingresso delle altre parti. Saoghe ha un ruolo talmente rilevante che nel lessico specialistico dei cantori è l'unica parte per la quale si coniughi il verbo cantare. Se alla domanda chi è Gantada, chi canta, in un qualunque altro coro si sentirebbe rispondere noi quattro, dai componenti del tenore si sente rispondere isse, lui, indicando Saoghe. Cara cantu serbelli sulla mia, protene tens un amore profundo. A Saoghe sono richieste una grande capacità di modulare il canto e di ornare la melodia con abbellimenti, vibrati e, nel caso dell'esecuzione dei balli, uno spiccato senso ritmico. Amore, 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 amore. Su basso, la voce più grave, intona la nota un'ottava sotto Saoghe. La particolare tecnica di emissione gutturale produce un suono cavernoso, roco, graffiato e ricco di armonici. Una quinta sopra su basso si colloca sa contra, caratterizzata anch'essa dall'emissione gutturale ottenuta attraverso la compressione della laringe. Le risonanze profonde e metalliche si fondono con su basso per ottenere un impasto sonoro di grande efficacia ed impatto timbrico. Di sopra de Saoghe si muove invece Sammesuoghe, la più acuta delle parti. Contribuisce a completare l'accordo e, grazie alla maggior libertà di movimento melodico, rende il canto più dinamico e ricco. La pronuncia di certe sillabe piuttosto che altre, le caratteristiche timbriche e la struttura degli interventi del coro sono i principali elementi che permettono di identificare lo stile di ogni singolo paese. Un basso più rotondo, tundu, o più graffiato, arrido, più chiuso, tancado,
o più aperto, aberto, così come una contra più metallica, un ubrunzu, o più sorda e profonda, una metalla, sono elementi fortemente identificativi delle diverse tradizioni. Ad esempio, sul basso di Orgosolo o quello di Orosei sono riconoscibili per un suono particolarmente aperto e l'uso preminente della vocale A, che dà vita ad un timbro metallico e ricco di armonici. Al contrario, sul basso di Seneghe si caratterizza per un suono chiuso e l'emissione pressoché costante della vocale O. Sa contra di Orosei appare spesso metallica e meno robusta e profonda, funguda, se confrontata con quella di Buduzò. Sa moda, lo stile del paese, oltre che dal timbro, è determinato anche dai possibili movimenti melodici di ognuna delle parti. Di norma, su basso intona la nota un'ottava sotto saoghe e la mantiene, ribattendola più volte fino al termine dell'intervento corale. Ma in alcuni paesi, a su basso, sono consentiti limitati movimenti. In Saoghe Notte di Siniscola e di Buduzò, su basso, in autonomia rispetto alle altre parti, ha libertà di salire per poi riportarsi alla posizione iniziale. Sa contra di norma intona una sola nota, una quinta sopra su basso. Numerose sono però le eccezioni. In alcuni casi sa contra sale o scende momentaneamente di un tono, mentre su basso resta ferma. Ciò accade per esempio ad Orune, Orgosolo, Orosei, Siniscola, Torpè ed altri ancora. Vi sono poi paesi in cui sa contra può entrare su un intervallo diverso dalla quinta per poi portarsi su quest'ultimo. A Orune, Orgosolo, Orosei ed altri ancora, spesso ci si arriva dal basso. A Lodè, talvolta dall'alto. In diversi paesi, tra cui spiccano Bitti e Orune, le sillabe utilizzate e di conseguenza il timbro delle voci possono variare all'interno dello stesso canto. Per esempio, in Subballo di Bitti, durante Sasarziadasa, quando il coro seguendo Saoghe sale verso l'alto, il timbro diventa più chiuso e prevale la vocale O. Mentre, durante le discese, Sasabassadasa, il timbro si apre e prevale la vocale A. Su che luvi di festa cantano già funesta, venturos abro in soses con su di sorgens custodie non fidigno su mundo de gudire giugundo un'anima amorosa goieste sa giustizia divina va tu dande su che lua cittadina